Buonasera Presidente. Buonasera, buonasera, prego. Allora, nel suo intervento lei ha rimarcato l'importanza del fattore tempo sul Recovery Fund e sulla, diciamo, la composizione del Recovery Fund, sia sulla quantità, diciamo, di risorse, sia sul bilanciamento tra prestiti e altri tipi di fondi. Insomma, su questo come hanno risposto i paesi, quelli, diciamo, più rigoristi, ci sono stati dei passi in avanti? E collegato a questo, il mettere insieme Ricovere il piano di rilancio con bilancio pluriennale è anche un modo per dare un messaggio e dire l'Europa è una sempre, non solo quando conviene. Mi piace questa ricostruzione. L'Europa è una. In questo momento alcune istituzioni europee hanno risposto, sono state all'altezza della sfida. Parlo della BCE, si sta dimostrando all'altezza della sfida. La Commissione europea si sta dimostrando all'altezza della sfida. Ho detto ai miei colleghi che adesso il Consiglio europeo deve essere all'altezza della sfida. Oggi abbiamo compiuto un passo avanti. Abbiamo compiuto un passo avanti perché, diciamo, sì, c'è ancora una differenza di posizioni, non siamo ancora tutti univocamente orientati verso la soluzione finale, però è chiaro che sta maturando il giusto clima e io confido che il prossimo Consiglio europeo, che deve essere immagino verso la metà di luglio, potremo raggiungere la meta. E la meta è quella che lei descriveva. Avremo quindi un progetto di Recovery Fund che adesso prende il nome di Next Generation e si coniugherà al quadro finanziario pluriennale. Sarà un unico pacchetto, di modo che non ci saranno dei paesi che hanno vinto, dei paesi che hanno perso. Vincerà l'Europa. Vincerà l'Europa perché avrà confezionato alla fine del percorso una risposta forte, coerente, coordinata all'altezza di questa recessione innescata dalla pandemia, una grande recessione, di cui iniziamo a avvertire tutti ormai, non solo in Italia, anche negli altri paesi, iniziano ad avvertire le conseguenze negative. È un fatto mondiale, non solo europeo. Scusi, posso? È collegata. La Merkel però dice, se non sbaglio, che i fondi arriveranno l'anno prossimo. Questo per l'Italia suppongo che non sia accettabile e questo ripropone però anche la necessità di arrivare a una decisione sul MES, come l'hai più volte detto in Parlamento, magari prima della fine dell'estate. È chiaro che il pacchetto è collegato al quadro finanziario pluriennale, l'abbiamo sempre anticipato, l'abbiamo detto, c'è però il meccanismo, la possibilità per un anticipo, il cosiddetto bridge. È un modesto anticipo, ci stiamo ancora lavorando, speriamo che possa diventare più consistente, in ogni caso anche per il meccanismo di erogazione dei fondi, siccome sono collegati agli stati di avanzamento degli investimenti e delle riforme, nessuno poteva pensare che venissero erogati, tra l'altro somme così cospicue, anticipatamente una volta per tutte. Adesso ci stanno lavorando. Per quanto riguarda il MES, è una domanda che mi fate ormai da qualche mese. L'ho già detto, la risposta non cambia. Faremo di conto con il quadro di finanza pubblica, vedremo le nostre necessità, leggeremo i regolamenti, andremo in Parlamento e discuteremo. Presidente, buonasera. Buonasera. Volevo chiederle se per l'Italia la linea rossa di questa trattativa resta comunque la dotazione di 500 miliardi a fondo perduto e se invece è possibile accettare anche di limare un po' al ribasso la quota di 250 sui debiti, prestiti. Grazie. La linea rossa è la proposta che sia ambiziosa della Commissione. Quindi scendere al di sotto di quel livello non è accettabile per l'Italia, non è accettabile per tanti altri paesi che hanno condiviso con l'Italia sin dal primo momento questa visione di ampio respiro, questa visione di ampia prospettiva. Quindi non è tanto il fatto di scendere o non scendere, quello è un quadro, un pacchetto ben bilanciato in questo momento tra sussidi e tra prestiti. Toccarlo significa smontare un articolato progetto, una proposta e non è accettabile. Salve Presidente. Salve. Mark Rutte poco fa ha detto che è abbastanza pessimista una soluzione dell'accordo entro luglio e ha fatto riferimento al fatto che, lui ha detto, sono rimasti anche intatti tutti i fondi che noi abbiamo già messo, quindi MES Light, Sure e BEI. Crede che, diciamo, la riluttanza dell'Italia nel chiedere il MES possa essere uno strumento per i paesi frugali per dilazionare l'accordo? No, non c'è nessun collegamento, assolutamente. Le istituzioni europee hanno confezionato un ampio ventaglio di strumenti. Ogni strumento ha una sua logica, una sua finalità, determinati obiettivi
da raggiungere, quindi non c'è nessun collegamento, non è che l'utilizzo di Sure o del MES sono propedeutici, preliminari, la premessa necessaria per poi utilizzare le risorse del Recovery Fund. Non è stato mai concepito questo in questo modo e il progetto europeo non è stato costruito in questi termini. Quindi nessun collegamento, anzi lo stesso Rutte adesso sa pessimismo, ottimismo, sono anche inclinazioni, come dire, delle reazioni anche diciamo molto personali e soggettive, però lo stesso Rutte ha preso atto che in Italia stanno facendo un percorso di rilancio e anzi io stesso ho spiegato ai colleghi europei quel che stiamo facendo in questi giorni, stiamo sentendo tutte le forze produttive, sociali, culturali del paese proprio per mettere a punto questo piano di rilancio che sia quanto più condiviso possibile. Presidente, buonasera. Lei buonasera. Ha detto che l'idea del pacchetto unico servirà anche magari a dare all'Italia la possibilità di giocare con un po' più di flessibilità verso quei paesi che chiedono sconti. Dall'altro lato potrebbe essere invece il modo per l'Italia di porre dei veti e arrivare quindi a non votare il bilancio se non si otterrà quello che si vuole con il Recovery Fund? Non voglio neppure considerare la possibilità del veto. In questo momento dobbiamo ragionare in termini positivi, ottimistici, dobbiamo lavorare come stiamo lavorando. Oggi abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti. Io veramente ho trovato oggi un clima, pur nella varietà delle posizioni, un clima che è convergente, ecco, diciamo così. Bisogna essere prudenti, cauti, ma credo che la prossima Consiglio europeo sarà decisivo. Presidente, buonasera. Buonasera. Se posso, sposto la sua attenzione sull'attività parlamentare. Negli ultimi due giorni al Senato ci sono state due votazioni in cui la maggioranza ha rischiato e anche grosso. Volevo chiederle se lei, diciamo, lo ritiene questo un campanello di allarme, se in pensiero anche in vista dei prossimi passaggi parlamentari, parlavamo del MES, soprattutto quello. Guardi, se devo leggere, come dire, decifrare la cronaca parlamentare, direi prova di grande compattezza da parte della maggioranza. Teniamo conto di quel che è successo. C'è stata una mossa molto astuta di un esponente della opposizione che ha chiesto, quindi ha calendarizzato subito con richiesta legittima dal regolamento parlamentare la votazione in aula. Chiaramente c'era molto un clima anche di distrazione perché era inatteso questo voto, poi si è aggiunto anche un infortunio per quanto riguarda un errore per quanto riguarda informatico nel conteggio. Il risultato è stato, lo diciamo a tutti gli italiani ma è cosa nota, che i senatori che erano già partiti sono stati costretti questa mattina a ritornare da tutte le parti d'Italia, qualcuno con mezzo di fortuna, viaggiando di notte, e hanno dato questa prova di compattezza. Io li devo ringraziare, oggi i senatori della maggioranza hanno fatto con grande sacrificio, hanno dato una grande prova. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie Presidente.